stai dicendo così, sai che la gente si mette a ridere, infatti questo. No, io questa piastra in mano sembra che stia facendo la barba, no, io ho pensato tante cose da dire, tante cavolate. Una cavolata, tanto la sappiamo, che l'avevo più sempre incoraggiato con Michele, che sta sempre in tre o quattro. Tanti momenti sono venuti in mente, sono passati 7 anni, quindi siete già nella crisi del 7° anno, diciamo che il matrimonio ideale, no, sai che le frasi fatte sono quelle, dobbiamo dire tante frasi fatte, che vi vogliate bene, che abbiate dei figli, tutte queste cose qui che sono scontate. Tante speranze abbiamo tutti, tante speranze avete voi, tanti sogni. Allora io spero veramente che questo momento ve lo ricordiate non adesso, non tra una settimana, perché è facile, non tra un anno, ma ve lo ricordiate anche magari in momenti di difficoltà. Potranno esserci, Laura deve sopportarlo per quello che è, Michele. Tu Michele mi sopportava anche lei comunque 50-50, però ecco, davvero che vi ricordiate questo giorno che è stato veramente bello e felice, che non è ancora finito certamente, ma che è un giorno in cui avete detto un sì grande. Il Signore ti ha chiamato adesso qui, potremmo dire fuori delle frasi bibliche che poi useranno in tribunale, però voglio dire, avete detto un sì grande che era segnato nella storia, perché quando abbiamo... Non hanno indovinato la giornata mondiale perché siete conosciuti nel 2005, però erano bene i canti, quindi va bene così, anche perché lì nel 2005 c'era abbastanza, non era bene, diciamo. Però ecco, quando vi siete iscritti in quella giornata mondiale, io non so cosa pensavate, io non so cosa pensavo, non so cosa pensava nessuno, tutti pensavano andare a vedere il Papa in Germania, così almeno uno poteva sfoggiare il tedesco e l'altra poteva fare un'esperienza un po' spirituale diversa. Quando siete tornati non è più stato tutto come prima, e soprattutto per te Michele è iniziata quella fase bella dell'innamoramento, che poi per fortuna spero abbia avuto anche Laura dopo. È una speranza, sentiamo. Però davvero, mentre il piccolo Ioni ricalca le ombre del padre, no davvero, l'augurio più bello è che questo giorno ve lo ricordiate da 50 anni, quando farete il 50° matrimonio, allora vi ricorderete della bellezza di questo giorno. Tanti amici non ci saranno più, io probabilmente neanche, ma vi ricorderete di me, vabbè, capita. A 85 anni spero di arrivare come cugino, più in forma, però, anzi 87 per meglio dire, però vi ricorderò da lassù. Allora davvero l'augurio più bello è che da 50 anni questo giorno lo ricordiate come oggi. Bello e sorridente.